andiamo a fare proprio il tutorial. Vi faccio vedere il mio schermo perché qui vi presento il testo che io ho preparato prendendolo da internet e copiandolo in un documento vuoto sempre di Writer, che vi servirà proprio per l'impaginazione, l'allenamento, il tutorial di impaginazione. Un piccolo tips tecnico, una parentesi: quando dovete copiare da qualche parte un testo e metterlo in LibreOffice o su Word Processor, attenzione alla formattazione, perché vado a farvi vedere un esempio. Vado qui in quella che è una parte del mio testo, ad esempio vado a copiarlo, lo copio, lo riporto nel mio LibreOffice, vengo qui, lo incollo e vedete che mi riporta tutta la griglia CSS con tutti anche quelle che sono le formattazioni che avevano deciso all'interno del sito. Cosa devo fare invece per evitare questo problema qua? Devo fare tasto destro incolla speciale, o se volete anche in modifica incolla speciale, testo incolla testo non formattato, anche CTRL ALT maiuscola V, ed eccolo qua. La differenza è sicuramente sostanziale. Quindi mi raccomando, apro un nuovo file, però da modello, il modello che abbiamo visto. Mi si apre tutto questo qua perché qui sto utilizzando solo una parte dello schermo per registrare, quindi ogni volta che mi si apre va invece a allargarsi oltremodo. Eccolo tornato nella normalità. Questo è esattamente un file vuoto dove però ho dentro il mio modello con tutti i miei stili. Allora andiamo a inserire, torno di qui, mi copio tutto il testo, seleziono tutto, lo copio e poi vado di là e poi lo incollo. CTRL C, CTRL V funziona benissimo. Me lo rimpicciolisco un po' per farvi vedere cosa è successo. Mi ha incollato tutto il testo. Allora, prima cosa da fare per quel che riguarda una veloce formattazione di stili, bisogna ancora di nuovo selezionare tutto, CTRL A, e dare lo stile che è più presente, in questo caso è il corpo del testo. E questo l'abbiamo fatto adesso, tutto il testo ha lo stile corpo del testo, lo vedete lì. Adesso cominciamo ad andare a giocare con gli altri invece, quelli minori. Andiamo sul titolo, ho deciso di dare un titolo principale, eccolo qua, alle bufale, e un sottotitolo a quella che è la prima pagina dove magari inseriremo anche un'immagine. Adesso invece voglio dare i titoli ai vari capitoli, quindi introduzione, capitolo 1, capitolo 2 e così via. Do il primo titolo, do il titolo introduzione, però vorrei che ogni volta che comincio un capitolo questo andasse a pagina nuova. Come faccio a farlo? Ma niente di male, vado sempre nelle particolarità, scusate, nelle proprietà dello stile di paragrafo, vado in flusso di testo, gli scrivo inserissimi un'interruzione di pagina prima del mio testo ogni volta che gli do il titolo 1. Ecco fatto, allora automaticamente vedete che quando ho un titolo 1 come questo va a capo una nuova pagina. Ricordatevi che però dopo il frontespizio, che è questa prima pagina, c'è sempre una pagina vuota, fa proprio brutto cominciare sulla pagina a sinistra, cioè quelle pari, ed eccolo qua. Quindi adesso andiamo a dare tutti quelli che sono le nostre formattazioni. Allora, lotta alle bufale è una parte dell'introduzione. Per cui allora, se l'introduzione è questa, lotta alle bufale diventa un titolo 3, perché è una parte. Dopodiché, qui ci sono anche delle didascalie, ci sono delle citazioni. Io uso per le citazioni, ci sono anche quelle per le citazioni, da qualche parte qua, lo vedete, citazione forse no. Io uso sempre quello per la didascalia testo, mi piace di più, eccola lì. E adesso do il capitolo 1, cominciamo, titolo 1, e va di là. Il sottotitolo lo metto come titolo 2. Immagino che nel capitolo 1, le bufale dell'arte, ci siano più esempi di bufale nell'arte. Io ne metto solo una, ma poi immaginate che ce ne siano molte. Possiamo mettere anche in sintesi cos'è la cosa e anche in dettaglio. Un'altra cosa che vi faccio vedere, e queste sono piccole sezioni, o meglio sottosezioni del capitolo, quindi capitolo, sezione, sottosezione della stessa notizia. Quindi andiamo a vedere le tre cose. Io preferisco sempre lavorare con i segni di formattazione visibili, perché qui vedo ad esempio che copiando mi sono portato dietro
degli spazi inutili. Andiamo velocemente a vedere, ecco qua, qua c'è l'altra citazione, quindi uso una didascalia testo, mi metto qua il capitolo 2, quindi sappiamo che diamo il stile di paragrafo titolo 1, al sottotitolo, o meglio titolo di sezione, diamo il titolo 2, scusate ho sbagliato, c'era il titolo 1 qui, esatto, e il titolo 2 qua. E vediamo se c'è qualcosina anche da settare, c'è sempre un riferimento finale, ovviamente, anche per discorso di diritti. Andiamo quindi a dare il testo, andiamo a fare il capitolo 3, che ha questo titolino, Università inglese fa dei disastri, qua c'è anche uno spazio in più che abbiamo visto da solo fastidio. Anche qua c'è uno spazietto in più e qua gli diamo il testo. A conclusione, di per sé, anche questa la realtà è il sottotitolo, c'era qualche errorino ma lo vedo al volo, do il titolo 1, do il titolo di sezione che è Basta bufale e poi qui tiro via lo spazio e metto il sottotitolino di sezione, questo qua, materiale a disposizione. Qui c'è la nostra citazione e quindi do questa didascalia testo sia qua che qua. In teoria avrei finito qua, mi sono portato indietro in qualche giro una pagina in più che mi servirà successivamente, anzi lo metto subito perché qua posso inserire un indice finale, lo metto qua, gli dico che va bene tutto e qua lui mi ha messo un indice finale con quello che è il titolo dei capitoli, con quello delle sezioni e anche le sottosezioni. È poco visibile, poi se voglio posso fare anche qualcosina di più specifico, non è facilissima questa cosa qua, però ad esempio voglio che questa voce qui mi dia un carattere enfasi forte in modo che si vedano i titoli dei capitoli più che i titoli delle sezioni. Però insomma questa cosa qua andate poi a vedere se vi interessa, è molto semplice da fare. Cosa mi resta da fare? Gli do un'occhiata generale. Posso anche scegliere di fare qualcosa. Una volta che ho dato tutti i miei stili di paragrafo, vedo che magari il corpo del testo potrebbe stare meglio giustificato. E allora vado in allineamento, lo metto giustificato, gli do un ok e vediamo la differenza. Ecco, vi faccio vedere giusto per capire la differenza da prima. È questa e poi è questa. Quindi potrebbe essere anche una cosa del genere. Ecco, velocissimamente, in pochi minuti, abbiamo creato la nostra impaginazione, perché una volta che avete definito gli stili, avete definito quella che è la vostra struttura, la cosa va via veramente molto rapida. Mi sono accorto di una cosina dal punto di vista grafico. Adesso ho utilizzato un flusso di testo giustificato, cioè vedete che il nostro spazio è occupato completamente dalle parole, però questo cosa succede? Succede che le parole, in questo caso qua, sono probabilmente strecciate, o meglio gli spazi tra le parole, per arrivare in fondo linea. Spesso questa cosa qua è un po' forzata, mi apre troppi spazi all'interno delle righe. La cosa da fare è andare in corpo del testo, cambiare, andare in flusso di testo e dire va a fare una sillabazione automatica, lui sa che la lingua è l'italiano. Si può anche decidere di non sillabare parole maiuscolo se ritenete che è una frase particolarmente da non staccare. Quello che vedete qua sono carattere fine riga, carattere inizio riga, potete scegliere quanti al minimo ci sono per ogni riga in modo che lui non vi sillabi, non vi lasci una lettera da sola o in fondo alla nuova, alla riga o all'inizio della nuova. E dopo qui, se qualcuno dà fastidio che ci siano sillabazioni consecutive, a me no, per cui numero massimo di sillabazioni consecutive posso aggiungerlo e metterne due, ma non interessa che ci siano due righe che fanno questo. Posso dare gli ok e qua vedete che ci sono andato a capo. Qui ad esempio ho due sillabazioni consecutive perché a me francamente non dà nessun fastidio, però adesso gli spazi sono molto più rilassati, sono più naturali secondo quello che è stata la scelta tecnica del designer del carattere.